Richiamo alla responsabilità, fioccano le multe da 500 euro per assembramenti. Il prefetto convoca le forze dell'ordine per intensificare i controlli. Operazione Bazar a Ribera, arrestata una banda di spacciatori, era Calmutolatri, chiudono tre fratelli pensionati nello sgabuzzino e li derubano. Dopo le polemiche per l'ingresso della Lega, oggi la replica del governatore Musumeci. Vox Italia sposa Franco Micciche come candidato sindaco della Città dei Templi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Numeri altalenanti in Italia preoccupano il presidente della regione Nello Musumeci. Appello alla responsabilità. Il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa programma con le forze dell'ordine maggiori controlli. Il servizio di apertura di Lello Casesa. L'emergenza non è finita ed in Italia continuano a morire di Covid centinaia di persone. È necessario dunque stare molto attenti e mantenere il distanziamento sociale. Nello Musumeci, dallo studio di una trasmissione televisiva, ha reagito alle immagini di migliaia di siciliani nelle piazze, nelle zone balneari e nei quartieri della Movida, senza mascherine e soprattutto senza la dovuta distanza di sicurezza durante la prima domenica che ha preceduto l'apertura delle attività economiche e produttive. Come siciliani siamo stati bravi, ma abbiamo dimenticato la paura. Abbiamo visto a Bergamo i camion dei militari stracolmi di bare. Siccome in Sicilia non abbiamo avuto i morti, oggi siamo convinti che sia finito tutto e non è possibile continuare in questo modo. Ed anche il nuovo prefetto Maria Rita Cocciufa, durante la videoconferenza con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ha richiamato le amministrazioni e le associazioni maggiormente impegnate di tenere d'occhio i luoghi della Movida dove è più alto il rischio di assembramenti in occasione dei weekend, controllando, se necessario, con le forze dell'ordine, gli esercizi commerciali che hanno riaperto i battenti. È necessario far capire proprio a loro, agli esercenti, agli imprenditori, l'osservanza delle regole per prevenire il contagio, garantendo soprattutto la clientela che accede ai negozi. Maria Rita Cocciufa ha incontrato il questore, i comandanti delle forze dell'ordine della provincia, oltre al sindaco di Agrigento e rappresentante del Libero Consorzio Comunale, per fare il punto sulla situazione dopo l'adozione delle norme regionali e nazionali. Il prefetto ha chiesto un maggiore impulso sui controlli verso i luoghi frequentati dai giovani, chiedendo ai sindaci e soprattutto alle associazioni di categoria di promuovere, come stabilisce il decreto, la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione da adottare, incentivando tutte le iniziative per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini. Anche il sindaco Firetto ha dichiarato: «Comprendo l'euforia di sentirsi più liberi. Ma i contagiati asintomatici sono almeno 10 volte di più dei casi noti in Sicilia. Ora sono liberi di muoversi. Non stanchiamoci di raccomandare prudenza. In Sicilia 8 nuovi casi. Il virus c'è. Non è svanito nel nulla. La regola è che quando si fanno più tamponi, ai noi aumentano i contagiati accertati. Non sentiamoci tranquilli». Covid-19 sull'isola, i nuovi casi restano pochi, più 8, 0 in provincia di Agrigento, ma è risultato positivo lo 0,25% dei tamponi. Si registra anche un decesso a Santa Margherita Belice. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nessun nuovo contagio si è verificato ieri ad Agrigento e provincia relativamente ai 125 nuovi tamponi effettuati. Aumentano di un'unità il numero delle persone guarite, vanno a 97, i soggetti ricoverati in ospedale scendono di 3 unità dai 5 precedenti, restano a 10 quelli posti in quarantena. Aumenta di una unità il dato dei decessi, portandosi a 14 soggetti. L'aumento è dovuto a un caso verificatosi a Santa Margherita del Belice. E proprio a tal riguardo, un esposto alla procura di Sciacca è stato presentato dai familiari di Vito Cacioppo, un anziano della città belicina di 89 anni, morto qualche giorno fa nel reparto Covid dell'ospedale Cervello di Palermo, dove si trovava ricoverato. Il 23 aprile l'uomo era arrivato in ambulanza al Giovanni Paolo II di Sciacca con un'emorragia. Durante l'attacco cui era stato sottoposto, gli era stata riscontrata un'infezione polmonare.
il successivo tampone aveva dato esito positivo al coronavirus, con conseguente suo trasferimento a Palermo. I congiunti dell'anziano denunciano però che l'esito di quell'accertamento in realtà sarebbe stato un falso positivo. I familiari ora chiedono alla magistratura che si accertino eventuali responsabilità e denunciano che il loro congiunto avrebbe dovuto essere curato come paziente no Covid. Il quadro in Sicilia relativo ai nuovi casi positivi è sempre basso: su 3.181 tamponi fatti, solo 8 non ne risultano positivi, mentre i contagiati scendono a 1.524, meno 15 rispetto all'ultima rilevazione. I ricoverati si attestano a 137, 13 in meno, in terapia intensiva 12, 1 in meno, in isolamento domiciliare sono 1.387, 2 in meno, mentre il numero dei guariti aumenta di 22 unità e si porta a 1.611. Un decesso in più porta il totale a 268 soggetti. Il quadro delle province siciliane in generale diminuzione. Solo la provincia di Ragusa registra un caso positivo in più e si attesta a 30 unità, mentre costanti sono le province di Agrigento, Trapani, Caltanissetta ed Enna, che non registrano nessun nuovo caso. In negativo anche le province di Catania, meno 5, e vanno a 629. Messina meno 5 si porta a 294, Siracusa meno 1 con 32 casi, meno 5 anche Palermo per un totale di contagi di 361. Una grigliata notturna tra amici, come se nulla fosse mai accaduto, come se l'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 fosse ormai archiviata, una festicciola che è stata naturalmente anche teatro di assembramenti, ma a far andare di traverso a tutti i presenti quello che c'era sulla griglia sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle. I militari dell'arma hanno infatti interrotto la grigliata, accertato l'assembramento e identificato tutti i partecipanti alla cena. Ognuno di loro ha ricevuto una multa da 500 euro. Mascherina un po' come la cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza, si sa, c'è chi la indossa regolarmente, chi la tiene infilata al braccio, pronta da tirare in caso di posto di blocco, chi ancora usa la maglietta bianca con il disegno della cintura stampato, chi per evitare il fastidioso alert delle auto finché non la si agganci, la blocca prima di entrare in macchina e poi ci si siede su. Ecco, con le mascherine accade più o meno la stessa cosa, girando tra chi protesta e chi la indossa, se ne vedono di tutti i colori. Di mascherine colorate sì, ma anche di modi in cui vengono indossate, è piena l'Italia e noi siciliani non ci sottraiamo a queste espressioni di fantasia. Non li abbiamo ripresi per ovvie motivazioni legate alla privacy, ma vi assicuriamo che tanti, troppi, si ispirano ai VIP che vedete in foto e si spingono pure oltre. Così possiamo scorgere chi la tiene sulla bocca e sul mento, lasciando fuori il naso, che evidentemente con il respiro rilascia calore e dunque dà fastidio, ma forse crede anche che il virus cammini attraverso la bocca solamente. Altro modo che abbiamo rilevato è di coloro che pongono gli elastici sulle orecchie e la tirano giù sotto il mento, a protezione non si sa di cosa. Poi altri usi creativi, quello ad esempio modello mascherina appesa ad un orecchio, che fa tanto aria scanzonata di chi è sereno, perché tanto il Covid-19 è un ricordo e si tiene lì solo perché siamo giunti alla fase 2 bis. Ultimo, ma di certo girando ne troveremmo anche altri, la mascherina braccialetto. Esatto, agganciata per le due estremità al polso, diventa decorativa e la colorazione si può scegliere in pendant con l'abbigliamento. Scherzi a parte, ma purtroppo fin qui è tutto vero. Ricordiamo che la mascherina protegge noi e gli altri da una emergenza che non è ancora terminata, che ci auguriamo possa spegnersi presto, ed è un presidio che va indossato seguendo regole precise. Bocca, naso e mento devono essere interamente coperti. Operazione Bazar, il Blitz ha sgominato una banda di spacciatori. L'importante operazione antidroga è stata portata a termine dai carabinieri coordinati dalla procura di Sciacca. Ha stroncato sul nascere un'attività di spaccio di droga nel centro Crispino. Nello specifico è stato fermato un gruppo criminale composto da tunisini e da riberesi. Arturo Cantella. Blitz nella tarda serata di ieri dei carabinieri della compagnia di Sciacca, in manette 4 spacciatori, altri 3 colpiti dalla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.
L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Sciacca e ha sloccato sul nascere una fiorente attività di spaccio di droga nel centro Crispino. Nello specifico, un gruppo criminale composto da tunisini e da liberesi. I reati per cui devono rispondere sono a vario titolo in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, anche nei confronti di minorenni, estorsione e detenzione illegale di arma comune da sparo. Il blitz si è svolto ieri sera con l'impiego di una quarantina di carabinieri, in tutto una decina di pattuglie dell'arma, coadiuvate da due unità cinofile per la ricerca di sostanze stupefacenti e con il supporto di un elicottero che ha seguito e controllato gli spostamenti degli obiettivi in ogni fase dell'operazione. I militari operanti hanno accertato come il sodalizio criminale, composto per la maggior parte da extracomunitari di origine tunisina con l'appoggio di alcuni soggetti del posto, gestisce di fatto totalmente lo spaccio di sostanze stupefacenti di ogni tipo, dalla marijuana all'hashish alla cocaina, per poi rivenderla a clienti locali, talvolta anche minorenni, proprio in virtù della varietà dell'offerta di stupefacente. Il nome dato all'operazione è stato quello di Bazar. La sostanza veniva acquistata nella piazza di Palermo per poi essere trasportata appositamente celata in vani creati ad hoc dalle auto nella disponibilità dei complici o mediante corrieri che si muovevano su autobus di linea. L'attività di smercio avveniva dapprima con un contatto telefonico da parte dei vari acquirenti che richiedevano il tipo e la quantità di sostanza stupefacente al pusher di riferimento. Lo stesso dava poi indicazioni sul luogo e l'orario dove avveniva lo scambio. I pusher e i clienti si incontravano quindi in corrispondenza di qualche bar del centro storico per poi effettuare il vero e proprio scambio in qualche vicolo secondario al sicuro da occhi indiscreti. Il gruppo criminale era in grado anche di soddisfare molteplici richieste di quantitativi di sostanze stupefacenti anche considerevole, riuscendo in un caso addirittura a risarcire un cliente non contento della qualità della sostanza acquistata, sostituendola con un'altra di diverso tipo. Il vertice del gruppo era costituito da due soggetti, entrambi di origine tunisina, che si occupavano di organizzare i viaggi verso Palermo per rifornirsi della sostanza in base alla necessità dei clienti, incaricando di volta in volta i pusher di recuperare la droga e portarla a Ribera. Gli inquirenti stimano che il gruppo avesse un ricavato netto settimanale conseguente alle varie cessioni di sostanze stupefacenti di circa 5-6 mila euro. Complessivamente, durante le varie fasi dell'indagine, i militari operanti hanno arrestato in flagranza di reato altri quattro soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciandone cinque a piede libero per lo stesso reato e segnalando ben 19 giovani clienti alla prefettura di Agrigento quali assuntori di droga. Nei vari interventi effettuati, infine, sono stati eseguiti vari sequestri di droga per un totale di 750 grammi di hashish, 120 di cocaina, nonché la somma di 1.500 euro quale provento dell'attività di spaccio. Primi tre interrogatori prima del processo. Raimondo Semprevivo, 47 anni di Licata, arrestato nelle operazioni antimafia Assedio e Alicon tra luglio e agosto scorso, con le accuse di estorsione aggravata e associazione mafiosa, sarà il primo ad essere ascoltato dai pubblici ministeri. La richiesta è stata presentata nelle scorse settimane dai suoi difensori, gli avvocati Angela Porcello e Giovanni Castronovo, in seguito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. L'audizione era stata congelata per il regime speciale di sospensione dei termini imposti dal governo nella fase dell'emergenza coronavirus ed è stata fissata nelle scorse ore. L'imprenditore edile detenuto nel carcere di Benevento sarà interrogato in remoto il 27 maggio. Altri due indagati, Giovanni Mugnos, 54 anni di Licata, e Giuseppe Puleri, 41 anni di Campobello di Licata, presunti affiliati della famiglia mafiosa delle loro città, vogliono provare a convincere i pubblici ministeri a non chiedere rinvio a giudizio. I loro interrogatori, anche in questo caso chiesti in seguito all'avviso di chiusura delle indagini, sono stati fissati in remoto per il 28 dal carcere di Voghera per Puleri e 29 maggio da Terni per Mugnos. Le due indagini, poi unificate in vista del processo, avrebbero accertato un legame tra Cosa Nostra politica e massoneria deviata. Intanto l'ex consigliere comunale di Licata, Giuseppe Scozzari, di 47 anni, finisce davanti al giudice per udienza preliminare, dove rischia il rinvio a giudizio per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. A meno di un anno dalla doppia operazione eseguita dai carabinieri dal ROS fra luglio e agosto, i pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra, hanno chiesto
quindi di chiudere le indagini, è chiuso fra le inchieste Assedio e Alicon che hanno disarticolato la nuova famiglia mafiosa di Licata, che avrebbe pure stretto un accordo con la politica e la massoneria deviata per portare avanti i propri interessi economici e personali. Sono 21 in tutto gli indagati, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio. I personaggi principali sono il boss Angelo Occhipinti, 65 anni, chiamato Piscimoddo, lo stesso ex consigliere comunale nonché geometra dell'ufficio tecnico dell'ospedale di Licata Giuseppe Scozzari, e il funzionario della regione Lucio Lutri. Scozzari però, attraverso il suo difensore l'avvocato Giovanni Di Benedetto, ha rinunciato alla sospensione dei termini di custodia cautelare fissati dal decreto per l'emergenza Covid dal 9 marzo all'11 maggio, e la sua posizione è stata stralciata rispetto agli altri. L'udienza preliminare davanti al giudice di Palermo è stata fissata per il 9 giugno. Scozzari, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, avrebbe, nell'esercizio delle sue funzioni di responsabile del servizio tecnico del presidio ospedaliero San Giacomo d'Altopasso di Licata, secondo l'accusa, ed essendo influente funzionario dell'ASP di Agrigento, garantito corsie preferenziali per l'accesso ai servizi sanitari a soggetti indicati dal capomafia Occhipinti. Nell'esercizio delle funzioni di consigliere comunale di Licata, sempre secondo l'accusa, avrebbe messo a disposizione il proprio peso politico all'interno del comune al fine di far ottenere al capomafia Occhipinti e a Raimondo Semprevivo, suo cognato, la regolarizzazione amministrativa di un'area sottoposta a sequestro penale. Scozzari, eletto nel 2018 con la lista civica Licata da Amare, si è dimesso dopo il fermo eseguito dai carabinieri ed è stato sospeso dall'ASP. Il procedimento per gli altri 20 indagati è slittato perché alcuni di loro hanno chiesto di essere sentiti e le audizioni sono state sospese in seguito all'emergenza coronavirus. È stato ritrovato cadavere un tunisino che alle 4:25 circa di stamani si è gettato in acqua dalla nave quarantena Mobizzazza che rada a Porto Empedocle. Il corpo privo di vita è stato ritrovato al largo di San Leone d'Agrigento. A lanciare l'allarme sono stati i suoi connazionali. Subito la Capitaneria di Porto ha avviato le ricerche con le motovedette. Si è anche alzato in volo un elicottero e un aereo della Guardia Costiera. Il corpo privo di vita del tunisino è stato trovato a circa 2 miglia da San Leone, località balneare di Agrigento. La procura ha incaricato la finanza di occuparsi delle indagini per scoprire cosa effettivamente sia accaduto, come e perché l'immigrato abbia scelto di gettarsi in acqua. 3 malviventi hanno fatto irruzione in una residenza rurale a Racalmuto di 3 anziani pensionati criminali, strattonando con violenza i 3 fratelli, tra cui una donna, e minacciandoli hanno rinchiuso gli anziani dentro uno sgabuzzino, hanno razziato letteralmente la residenza, arraffato tutto quello che hanno trovato e sono scappati. Sono riusciti a portar via 50.000 euro che erano nascosti dietro la cucina, più oggetti in oro custoditi dietro la lavatrice e 4 buoni del tesoro. Tesoro di 2.500 euro ciascuno che erano in un cassetto. Il danno complessivamente è stato quantificato in circa 61.000 euro, danno non coperto da nessuna polizza assicurativa. È stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Nuovo ribaltamento della collinetta all'interno della riserva naturale delle Macalube di Aragona. Il precedente evento, il 27 settembre 2014, ha provocato la morte dei fratellini Carmelo e Laura Mulone, di 17 anni, travolti dall'ondata di fango mentre facevano una passeggiata insieme al padre. Il personale della riserva ha informato la locale stazione dei carabinieri e ha effettuato un sopralluogo congiunto per verificare lo stato dei luoghi. L'area dei Vulcanelli risulta ancora sottoposta a sequestro giudiziario e l'intera zona è interdetta alla fruizione. I beni culturali alla Lega, pioggia di critiche e ironie per il nuovo assessore regionale Alberto Samonà, la replica del governatore della Sicilia Nello Musumeci. Una sparuta minoranza, ma quale mobilitazione? Noi abbiamo 5 milioni di siciliani, la gente per bene non parla, sta a casa, ma quale mobilitazione? Guardi, sono quei gruppi, i poveretti, alcuni anche con problemi personali, penso, familiari. Stanno facendo discutere alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, in risposta a chi lo critica per aver assegnato l'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana ad un rappresentante della Lega.
Contro la nomina del primo assessore leghista nella storia della regione, sta crescendo il malcontento sui social e non solo. Il 2 giugno prossimo sono in programma varie iniziative per chiedere la revoca dell'assessorato alla Lega e le dimissioni del presidente della regione. Per Musumeci, invece, chi critica la sua scelta è solo una sparuta minoranza di poveretti con problemi personali e familiari. Il video del presidente della regione impazza sui social e anche le opposizioni si fanno sentire, stigmatizzando l'uscita del governatore siciliano. La gente per bene sta zitta, non parla e sta a casa. Un'affermazione realmente degna di un regime dittatoriale. Ma noi invece parliamo, caro presidente, siamo migliaia, siamo persone per bene che non vogliono consegnare la nostra cultura e la nostra dignità a un partito come la Lega Nord. Il gruppo su Facebook No Beni Culturali alla Lega Nord è in fermento da ore con una lunghissima sequenza di post e commenti che invitano il presidente della regione alle dimissioni e annuncia un flash mob davanti all'assemblea regionale invitando i siciliani a sostenere l'iniziativa esponendo uno striscione e la bandiera della Sicilia. Dopo l'intervista a Nello Musumeci, Domiziana Giorgianni, una delle organizzatrici della protesta, risponde alle affermazioni del presidente della regione siciliana. Voglio rispondere alle gravissime dichiarazioni rilasciate dal presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, che parla dei siciliani, di coloro che si stanno opponendo alla delega dei beni culturali e dell'identità siciliana alla Lega Nord, come di una sparuta minoranza, come di una brutta pagina della democrazia e come di gente con problemi familiari e personali. Presidente, eccomi. Io sono una di quelli che stanno protestando in questo momento insieme ai 40.000 siciliani che dentro un gruppo Facebook chiedono il ritiro della nomina alla Lega Nord e che non vogliono che un partito come la Lega Nord sia dentro il governo della nostra isola e che si lasci nelle loro mani la difesa e la valorizzazione dei beni culturali e dell'identità siciliani. Se per lei 40.000 siciliani sono una sparuta minoranza, una brutta pagina della democrazia, gente con problemi familiari e personali, allora io dico che lei verrà ricordato nella storia come un grande statista che ha tradito e insultato i siciliani solo perché volevano opporsi e difendere la loro terra da un partito come la Lega Nord, un partito che ha sempre denigrato i siciliani. Ho seguito alcune proteste di questi giorni sulla nomina prima di un assessore che fosse iscritto alla Lega e poi sul nome di Alberto Samonà. Ora mi chiedevo quale fosse il motivo scatenante, che sono alle prese con la vicenda del coronavirus, con la fase 2, con gli indisciplinati, con la riqualificazione della rete ospedaliera. Naturalmente mi occupo di cose serie e importanti. Cercavo di capire perché questa protesta nei confronti di una forza politica che non è la mia forza politica. Voi sapete che io sono iscritto ad un movimento autonomista di centrodestra e da presidente della regione ho rispetto per tutti gli orientamenti politici, tutti indistintamente, quelli che accettano il sistema democratico del confronto. E però non è che è una novità la Lega governa l'Italia dal 1994. Ecco. La Lega era una forza politica territoriale che nei confronti del Mezzogiorno d'Italia usava luoghi comuni che noi non abbiamo mai accettato. Adesso è diventato un partito nazionale. Bene, ne prendiamo atto e siamo davvero contenti. Ecco, mi viene subito da pensare, insomma, come può il Partito Democratico dire mentre c'è l'emergenza Musumeci pensa al rimpasto e a fare nuovi assessori, ma proprio il Partito Democratico, ma si stessero zitti, santo cielo, in certi momenti. Hanno cambiato 53-54 assessori in 5 anni con Crocetta. In 2 anni e mezzo avevano fatto 22 deleghe, 22 nomine di assessori, io soltanto 2. Quale rimpasto? Abbiamo solo
completato col 12° assessore perché mi accusavano di avere rinunciato alla nomina del sostituto dell'assessore Tusa dopo la sua tragica scomparsa. Che si possa contestare una iniziativa del Presidente della Regione ci sta. Il dissenso è il lievito della democrazia, è la garanzia che c'è libertà di espressione, ma il dissenso deve essere espresso in maniera assolutamente, assolutamente corretta, altrimenti non è più un dissenso. Io ho ricevuto in questi giorni su Facebook, i miei collaboratori mi hanno passato frasi preoccupanti. Farai la fine del topo. Un'altra, ti appenderemo a testa in giù. Un'altra ancora, hai i giorni contati. Potrei continuare, oppure ti auguro una morte lenta e dolorosa. Ora dico, tutte frasi rivolte a me. Di alcuni se ne occupa già la polizia, per altri stanno tentando di identificare bene gli autori. Io l'ho detto ieri sera ad alcune televisioni locali, questa non è gente serena. Vox Italia sposa Franco Miccichè come candidato sindaco della città dei Templi. Arturo Cantella. In merito alle prossime amministrative ad Agrigento, Roberta Lala, nella qualità di segretario provinciale di Vox Italia, rompe gli indugi e dichiara: sposiamo il progetto e la candidatura a sindaco di Franco Miccichè, unica soluzione ai mali della città. Vox Italia, il movimento politico nato ufficialmente nel settembre 2019, che ha come frontman Diego Fusaro, è un ufficio politico nazionale, oltre parlamentari nazionali, consiglieri regionali, amministratori locali sparsi sul territorio nazionale, annuncia attraverso il segretario provinciale di Agrigento, Roberta Lala, di avere sposato Franco Miccichè come candidato sindaco della città dei Templi, come autentica novità per dare un fortissimo scossone allo status quo. Con la ripresa della vita quotidiana, anche se ancora con le limitazioni del caso, dopo l'isolamento per il coronavirus, dichiara ancora Roberta Lala, abbiamo definito la nostra linea politica in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno e dopo un'attenta valutazione con tutto il gruppo dirigente locale e provinciale, abbiamo ritenuto che la candidatura del dottore Franco Miccichè sia l'unica a poter dare una sterzata al governo locale. Avremo la nostra lista, il simbolo di Vox Italia in consiglio, che sosterrà un uomo autentico quale Miccichè e un progetto politico amministrativo che ha trovato un'unità di intenti e di condivisioni del progetto sulla base di contenuti e idee fattibili per una città patrimonio dell'umanità. Un progetto di profonda rottura, afferma Lala, con l'attuale gestione di governo locale e di un'amministrazione che si è caratterizzata soprattutto per l'inadeguatezza, l'incapacità e l'inefficienza nel dare un indirizzo e dei risultati agli agrigentini che si sono conclamati negativamente già prima del Covid-19. Siamo certi, e per gli agrigentini sarà una gradita occasione di rilancio, che il progetto Miccichè sia vincente, una persona prima di tutto che ha una qualità innata, doti umani professionali e di rispetto per le fasce deboli che lo porteranno a governare la città, con uno spirito positivo e determinato nell'interesse reale dei bisogni di una comunità oggi in crisi profonda. Nel programma di governo di Vox Italia ha preteso che si inserisse un punto irrinunciabile per creare un ufficio speciale con tecnici già formati, progettisti, esperti, risorse umane specifiche, cosa che finora è stata solo declamata e mai realizzata, per sfruttare e attingere a risorse regionali, extraregionali ed europee, per fare ripartire un modello vincente e di sviluppo che possa avere ricadute a livello economico, turistico e culturale. Per questo l'impegno politico di Vox Italia segnerà per i cittadini di Agrigento un modo di fare politica circolare che abbraccia le migliori risorse ed energie di tutte le classi sociali presenti in città. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Un lento ritorno alla normalità, la gente torna ad uscire, ma non tutte le attività commerciali hanno riaperto. Vediamo.
molto bello vedere gente in giro, ci sono le file ai negozi. Si spera che tutto vada bene, si spera che si seguano le regole di distanziamento sociale. Solo così credo che si possa andare avanti e aprire ancora di più. Intanto un po' il desiderio anche un po' di uscire, poi l'opportunità di incontrare qualche amico, con la debita distanza ovviamente, la mascherina anche, e cerchiamo di ripigliare le abitudini. Noi siamo tutti abitudinari, quindi quanto poi per 10 giorni non usciamo, non vogliamo uscire più perché le abitudini diventa quello, ora dobbiamo ripigliare nuovamente le abitudini per stare un po' assieme, nulla di più. Saracinesche alzate, ma anche tante chiuse. La nuova fase 2 è ancora lontana da quella normalità che potrà arrivare solo quando il nemico invisibile sarà del tutto sconfitto. Gli italiani stanno affrontando comunque questa fase con ottimismo, in attesa che tutto finisca. Dopo la nuova ordinanza del presidente della regione, che ha decretato la fine del lockdown sull'isola, con grande compostezza anche i siciliani hanno imparato a riassaporare la normalità, anche se ancora con addosso le mascherine, con il distanziamento sociale e con le precauzioni da adottare per evitare i contagi. Noi siamo stranieri e stiamo vivendo questo qua a Messina, però abbiamo la speranza che finisca presto, che tutto torni alla normalità. Vi trovavate qui a Messina al momento della chiusura, perché così da Messina? Per lo studio, per finire i nostri studi, perché noi siamo studenti. Cosa vi aspettate? Allora aspettiamo che, come lei ha detto, di tornare alla normalità. Perché così non c'è sempre un po', dai, è vero. Ma penso un po' tutti, anche noi che portiamo la mascherina abbiamo un po' di preoccupazione. Sono i signori di sopra che hanno veramente molta, ma molta preoccupazione. Stiamo attenti, ma dico, non così come abbiamo fatto fino ad ora, va, perché noi siamo andati bene avanti. Certo, è una soddisfazione, incominciamo a prendere un po' di vita, perché eravamo tutti in uno stato di depressione e di ansia. Almeno così incominciamo a vivere. Come dire, una rinascita. Cioè, tornare di nuovo alla normalità, giustamente, fa piacere a tutti. Sperando, si spera che le cose non vadano peggiorando e quindi che vadano sempre migliorando, in modo che prima o poi questa cosa svanisca. Stamattina ho preso un caffè con una mia amica seduta al bar, era una cosa che mi mancava parecchio, però con i tavolini distanziati, certo, è stato un po' strano. Quindi si tratterà soltanto di abituarsi fondamentalmente, no? Poi diciamo, la situazione mi sembra abbastanza normale, a parte le mascherine. Arrestato l'uomo che ha dato fuoco all'auto del sindaco di Gibellina. C'è il servizio. Non mi sarebbe stata assegnata la casa popolare, penso di recarmi nottetempo innanzi all'abitazione del primo cittadino del paese e gli appicco il fuoco alla vettura. Si potrebbe riassumere così una vicenda amara da Far West, verificatasi purtroppo a Gibellina, a cuore della provincia di Trapani, nella notte del 4 aprile scorso, in piene settimane di emergenza pandemica dovuta al coronavirus. Protagonista un 42enne del posto, Antonino Bivona, disoccupato e volto noto alle forze dell'ordine. Al momento si tratterebbe solamente di ipotesi, ma la mancata assegnazione dell'alloggio popolare, più volte richiesto dall'indagato al sindaco Sutera, il Bivona la imputava personalmente al primo cittadino del Belice. Grazie alle indagini dei carabinieri della compagnia di Castelvetrano è stato possibile ricostruire gli accadimenti della nottata e dare nome e volto all'autore del gesto condannevole. Preziosa soprattutto l'acquisizione delle immagini riprese con le telecamere di videosorveglianza presenti in paese, che hanno portato a capire come l'orario dell'incendio era compatibile con le immagini ritraenti l'autovettura del Bivona, che a fari spenti si muoveva in circostanze compatibili con l'azione incendiaria. Fondamentali anche una serie di interrogatori di persone informate sui fatti, come anche l'attività di intercettazione che avvaloravano l'ipotesi investigativa e davano la possibilità ai militari dell'arma di acquisire sufficienti elementi a carico dell'indagato. Indagini serrate dirette dalla Procura della Repubblica di Sciacca, sfociate con l'arresto del Bivona, rinchiuso adesso presso la casa circondariale Saccenze con l'accusa di tentata estorsione e incendio aggravati.
Un pugno di amici, questo è il titolo del primo film di Matranga e Mina Foda. Oggi la pellicola è su Amazon Prime Video, la più grande piattaforma italiana di streaming online. Vediamo. Esce oggi su Amazon Prime Video Un pugno di amici, il primo film di Matranga e Mina Foda, prodotto da Tunnel Produzioni e Sicilia Social Star. Un crime comedy che vede come protagonista il duo comico che è anche produttore e sceneggiatore, una storia di amicizia diretta dal regista Sergio Colabona, che vede insieme per la prima volta il cast di Sicilia Cabaret e di Made in Sud, dopo aver messo a pugno una rapina alla persona sbagliata che gli provocherà una serie di sventure. Emanuele, che sarebbe l'attore Mina Foda, Tony Matranga, Jesus, Domenico Fazio e Mariano Bruno sono costretti a una precipitosa fuga. Da un lato hanno alle calcagne il boss malavitoso, Don Calogero, nella persona di Paride Benassai, dall'altro uno straordinario commissario di polizia, impersonato da Mauro Casagrande, che per riuscire nella sua main mission deve collaborare con una squadra di agenti sgangherati. Così i quattro amici di una vita decidono di dividersi. Jesus e Mariano tendono di imbarcarsi per il continente, mentre Tony ed Emanuele partono in macchina alla ricerca di un rifugio sicuro. Tra loro anche l'imprevedibile Gianni, nella persona di Roberto Alagna. Una commedia, insomma, spassosa, fatta di equivoci, gag e sketch imperdibili, che prosegue verso un finale inaspettato e l'unica certezza, il più grande tesoro, è l'amicizia. Oh mamma mia, mi sbagliato mai! Passami la borsa, ti giuro che gli faccio un regalo all'Inps. Siamo ricchi! Voglio quei figli di puttana che hanno rapinato il mio centro scommesse prima che il disco solare scompaia. Don Calogero, ci può dare un orario più preciso? È arrivato il nuovo commissario. Permesso, tu sei? Gianni. Ah, Gianni è il cognome? Eppure il nome. Gianni? No, solo un Gianni. Dobbiamo catturare Don Calogero e la sua banda. Chi se sono morte proprio? Questi erano un direttore e un capovillaggio. Ci possiamo andare al posto loro? Siamo il nuovo direttore e il nuovo capo qualcosa. Leggo qui che fa parapendio, paracadutismo, sub. Sei un fenomeno. Fermi tutti! Sei giubbe il biscottino! Sei morto! Ricordatevi che siamo Mela Suki, un pugno di amici. Noi all'estero diciamo in un modo diverso, si complica l'ombrellone. Parlare di un gigante della politica, di un gigante del governo della Sicilia come Piersanti Mattarella provoca anche emozione e anche difficoltà. Mi dispiace dirlo, riportarla dopo 40 anni, vediamo una... purtroppo un ceto politico, una classe politica che davvero nemmeno poteva lustrare le scarpe a Piersanti Mattarella. Io allora ricordo, ero segretario, giovane segretario del Partito Comunista del mio paese, e però si guardava a Piersanti Mattarella, anche noi allora con le divisioni, le difficoltà che c'erano, guardavamo a Piersanti Mattarella come il faro, il punto di riferimento per rilanciare una Sicilia e cambiare una Sicilia, dare non un governo che amministrasse il quotidiano, ma un governo che potesse dare profondi cambiamenti alla nostra terra. E la mafia intuì questo, intuì che con Piersanti Mattarella poteva rivoltarsi tutta la Sicilia. E allora eliminò subito il pericolo. E da allora c'è stato davvero un ripiegarsi sempre più verso se stessi, chi è rientrato nel privato, chi ne ha fatto un momento di abbandono. Io ricordo anche il giorno della sua uccisione e mi veniva quasi da pensare pure a me stesso di anch'io rifugiarmi verso il mio piccolo privato e rinunciare a una prospettiva anche allora di poter dare una mano a un cambiamento possibile, anche se da un partito distante da quello di Piersanti Mattarella. Ma adesso rimpiangiamo quei partiti, ma li rimpiangiamo amaramente perché rappresentavano anche scuole di formazione, scuole di pensiero, scuole di socialità. Ebbene, però io poi non feci il passo indietro, anzi, rilanciai e andai sempre più avanti, ma
Ma proprio perché volevo fare mio il messaggio di Pier Santi Mattarella, ovviamente senza nessuna presunzione, nel mio piccolo, nella mia comunità. Ogni siciliano per bene, onesto, non deve stare a casa, non voglio fare polemica con nessuno, deve stare fuori, deve parlare, deve fare sentire la sua voce. Io persona per bene, mi metto da parte, allora resteranno avanti i mediocri. Noi non ce lo possiamo permettere, non se lo può consentire questa terra. Siamo davvero stanchi dopo 40 anni di vedere il patrimonio di Pier Santi Mattarella, un patrimonio ideale, politico, molto spesso avvilito, molto spesso disperso. E sta io qui, ormai non posso fare appello alla mia generazione, faccio appello ai giovani, ai ragazzi, che si stanno dimostrando persone mature, per bene, state di più in piazza, interessatevi della politica e cominciate voi stessi a fare politica, non mi interessa con quale partito, con quale schieramento, fate politica. La politica è vita, se fatta mettendo al primo posto il bene comune. E questo è quello che fece Pier Santi Mattarella e la mafia lo intuì il grande pericolo che poteva correre e lo illuminò. Scrivere una lettera a Pier Santi Mattarella, 4 righe, iniziando caro Pier Santi, per arrivare al quarto rigo e completare un periodo, quali altre parole metterebbe? Ce ne sarebbero tante da mettere perché, ripeto, la Sicilia in questi 40 anni ha vissuto delle stagioni tremende. Direi semplicemente, caro Pier Santi, fai in modo che venga costruita una nuova classe dirigente, una classe dirigente al suo livello. Se lo merita la Sicilia, se lo merita Pier Santi Mattarella. Per questo faccio appello ai giovani. Sì. Auguri per l'85esimo anniversario della nascita, sarebbe giovane ancora. Sarebbe molto giovane anche a 85 anni perché era giovanissimo dentro quando fu assassinato. Già era giovane perché rappresentava idee e modelli di cambiamento radicali. E sarebbe ancora giovane. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.